Questa pandemia ha creato una fortissima discontinuità sotto molti aspetti, ne citerò tre fra i principali: un'accelerazione significativa nella digital transformation, il fenomeno dello smart working e l'impatto sugli spostamenti, sui viaggi nazionali ed internazionali. Questi ed altri elementi hanno comportato un cambiamento molto molto significativo nelle attitudini e nei comportamenti dei consumatori, sia nelle modalità d'acquisto online offline, sia nelle preferenze mostrate sugli acquisti, nelle categorie merceologiche, nei servizi e infine nei luoghi dove i consumatori decidono di fare gli acquisti. Tutto questo comporterà e comporta una necessità di revisione delle strategie di retail delle aziende, con particolare riguardo al marketing tradizionale, assortimento, prezzo, servizio, comunicazione, ma poi soprattutto l'omnicanalità, le location dove posizionare i negozi, l'equilibrio fra centri commerciali, high street, negozi di prossimità e negozi di travel, ovviamente cambierà in maniera importante. E ultimo, ma non ultimo, il ruolo degli stores. Il ruolo degli store che andrà a cambiare, il ruolo degli store rimarrà fondamentale. I consumatori hanno mostrato di volere tornare nei negozi, di aver necessità di andare nei negozi, quello che si chiama il fenomeno del revenge shopping, però i negozi devono evolvere nel loro ruolo e quindi devono sviluppare nuovi formati su superfici differenti e soprattutto ridisegnare la customer experience. Questo richiederà investimenti sulla rete e la revisione del ruolo dei negozi è uno dei motivi per cui Confimpresa ha deciso di patrocinare questa iniziativa molto interessante di RBM ed è anche poi il motivo per cui Confimpresa continua a battersi e a farsi presente, a farsi sentire presso le istituzioni per far sentire la voce del retail che francamente non è stato sempre supportato al meglio in questo periodo e anche nel PNRR è quantomeno messo non nel piano che merita.